per ora sta andando tutto come previsto, cioè noi ci aspettavamo chiaramente dalla Commissione Europea delle osservazioni sia sulla manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato stamattina, ma se questo governo è nel giusto non avrà nulla da temere, e siccome siamo nel giusto perché siamo dalla parte dei cittadini non dovremo fare altro che spiegare e sostenere le nostre ragioni. Lo faremo già in questa fase, lo abbiamo fatto con la lettera di stamattina e lo faremo nei prossimi giorni, e anche se la Commissione Europea, come si legge, dovesse bocciare le ragioni di questa lettera, ci saranno altre settimane, altri tempi per riuscire ad interloquire con le istituzioni e spiegare quello che vogliamo fare. Deve essere chiara una cosa: quello che ci chiede l'Unione Europea oggi è di evitare di eliminare la legge Fornero, è di evitare di fare il reddito di cittadinanza, cioè gli interventi che si stanno facendo contro questa manovra di bilancio non riguardano dei numeri, riguardano la vita delle persone. C'è un'altra cosa però che ci dobbiamo dire con onestà intellettuale, questo lo dovete riconoscere tutti, che noi non abbiamo fatto il 2,4 di deficit. Il deficit partiva dal 2% quest'anno tra i debiti che ci avevano lasciato i governi precedenti e gli aumenti delle tasse che abbiamo evitato, perché la più grande misura, poi le rispondo, la più grande misura fatta in questa legge di bilancio è la sterilizzazione dell'IVA per evitare che aumentasse l'IVA, 12 miliardi. Quindi noi abbiamo fatto 0,2 in più di investimenti e 0,2 in più per altre misure. Il resto lo abbiamo preso dai tagli, come avevamo detto agli italiani. Tagli alla spesa militare, tagli alla spesa inutile. Adesso porteremo avanti questi obiettivi nell'interlocuzione con l'Unione Europea e anche con i mercati.